Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo che cosa accadrà per il mese di febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali. I tempi di ciascun segno sono riportati nella descrizione al video insieme a tutte le carte che utilizzo. Questo video lo potete vedere sia per il segno del Sole che Luna, Venere oppure Ascendente. Direi di iniziare subito dal segno dell'Ariete. Allora, segno dell'Ariete, vediamo che cosa accadrà per il mese di febbraio 2020. Che cosa accadrà nel mese di febbraio 2020 per gli Arieti? Abbiamo subito la carta del mondo. Che cos'è che accadrà agli Arieti nel mese di febbraio? Cosa accadrà agli Arieti nel mese di febbraio 2020? Che cosa accadrà agli Arieti nel mese di febbraio 2020? Allora, abbiamo la carta del mondo, del 4 di denari, la carta della morte, la carta del folle. Cos'altro accadrà al segno dell'Ariete nel mese di febbraio 2020? Quanti arcani maggiori che ci sono? Abbiamo la carta del carro, la carta della papessa. Cosa accadrà nel mese di febbraio 2020 agli Arieti? Cos'è che accadrà agli Arieti nel mese di febbraio? C'è la carta dell'asso di bastoni. Che c'è la carta del 4 di coppe sul fondo. Ci sono diverse carte. Allora abbiamo due re. C'è quello di bastoni. C'è quello di denari. C'è l'8 di coppe. C'è il 6 di bastoni. Allora, quello che vedo subito è che gli Arieti inizieranno il mese di febbraio con una grande vittoria perché hanno chiuso un ciclo, hanno chiuso una partita che non dava loro alcun tipo di soddisfazione, che non dava segni di sviluppo né segni di progresso. Era una situazione che era diventata stagnante, una situazione che impediva agli Arieti di andare oltre. Loro decideranno di chiudere e di fare davvero un grande passo in avanti. Ed era un qualcosa su cui prima si aggrappavano, un qualcosa che difficilmente avevano la capacità o la volontà di lasciare andare. Durante il mese di febbraio si continua a fare un'operazione di epurazione, quindi ci saranno delle chiusure nette con persone, schemi o abitudini che non funzionavano più e che non avevano un impatto positivo nella propria vita. Le Arieti andranno verso un nuovo inizio con maggiore leggerezza e soprattutto andranno verso un qualcosa che sarà per loro più soddisfacente. Inoltre vi voglio dire che gli Arieti sono sul giusto percorso spirituale nel momento in cui lasceranno andare ciò su cui prima si aggrappavano. Il carro con la papessa sono veramente molto chiari. Qui si tratta di evoluzione a livello spirituale. Gli Arieti devono continuare a lasciarsi alle spalle tutto ciò che non funzionava, compresi i rapporti che erano completamente sterili, per andare verso un nuovo inizio, senza guardarsi indietro, senza stare a chiedersi ho fatto bene o ho fatto male. I segni ci sono stati. Gli spiriti hanno cercato di condurre gli Arieti verso un allontanamento da determinate situazioni ed è giusto imbarcarsi in quella direzione lì. Quindi vi do conferma che se avete chiuso con determinate persone o abitudini, avete fatto la cosa giusta. Quello che vedo è che voi andrete verso un nuovo inizio con maggiore forza, perché voi siete nell'energia del re di bastoni e questo praticamente significa che sarete in un'energia dominante, sapete quello che volete e volete prenderlo, volete andare verso un nuovo inizio.
Quindi lascerete alle spalle tutto ciò che praticamente non funzionava e sarete vittoriosi, sarete vincenti. Uscirete da questa energia negativa che vi aveva recentemente afflitto perché c'erano delle situazioni che non vi davano piacere, non erano soddisfacenti, non sono andate come voi volevate che fossero. E nel momento in cui lascerete questa situazione alle spalle o questa persona alle spalle, voi sarete vittoriosi ed otterrete maggiore stabilità, maggiore benessere. Se siete single e siete stati dietro ad una persona che vi voleva semplicemente offrire una parte del suo tempo, oppure ancora elemosinava le attenzioni, quello che vedo è che lasciando alle spalle questa persona vi state incamminando verso un re di denari, ossia verso una persona che è più responsabile, più matura e con la quale si può costruire un futuro che sia stabile. Per quanto riguarda l'aspetto economico, vedo che sarete un po' tirati nelle spese durante il mese di febbraio, però avrete nel complesso una buona stabilità. Se avete atteso per dei pagamenti, questi pagamenti arriveranno e riuscirete a trovare una maggiore stabilità ed un maggiore benessere. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno dell'Ariete. C'è la carta di felicità e c'è la carta di partner karmico. L'impressione che ho è che praticamente voi, dopo aver avuto un periodo buio in cui non capivate quale fosse il vostro ruolo, specialmente in una relazione con una persona che poteva essere karmica per voi, oppure che ha portato alla luce delle questioni karmiche, finalmente avrete la felicità, finalmente vi sentirete molto più leggeri, molto più felici. Quindi vi lasciate alle spalle un'energia karmica per andare verso una maggiore felicità. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il segno dell'Ariete, adesso passo al segno del Toro. Allora, segno del Toro, vediamo che cosa accadrà per il mese di febbraio 2020. Che cosa accadrà al segno del Toro nel mese di febbraio 2020? Allora, c'è la carta del 6 di spade. Cosa accadrà al segno del Toro nel mese di febbraio? C'è la carta del 3 di bastoni. Cosa accadrà al segno del Toro? C'è la carta del 3 di denari. 2-3. Cosa accadrà al segno del Toro nel mese di febbraio? C'è la carta della morte. Cosa accadrà al Toro nel mese di febbraio? C'è la carta del 4 di coppe della giustizia, dell'8 di spade. Cosa accadrà al segno del Toro? C'è la carta della fante di coppe. Cosa accadrà al segno del Toro nel mese di febbraio? C'è la carta dell'otto di coppe e sul fondo c'è la carta della temperanza. Allora, quello che vedo per il segno del Toro è che nel mese di febbraio 2020 ci sarà per voi la volontà di allontanarvi da situazioni di conflitto o da situazioni in cui non avete ricevuto quel che meritavate, quindi deciderete di abbandonare delle situazioni o delle persone per andare verso ciò che è più giusto per voi, soprattutto per andare verso una maggiore tranquillità mentale. Se c'è stato qualcuno o c'è stato un qualcosa che ha creato per voi dispiacere oppure ancora stress, ansia e preoccupazioni, voi volete volgere le spalle a quel che è stato e guardare oltre. Probabilmente in passato voi avete cercato di trovare una soluzione a quella situazione oppure una soluzione ai problemi che avete avuto con una persona in particolare, ma a quanto pare questo non è servito. Nel complesso c'è insoddisfazione per come sono andate le cose. Però c'è anche la volontà di chiudere perché sapete e sentite soprattutto che la chiusura è la soluzione migliore. È inutile cercare di insistere, occorre andare oltre. La giustizia sta ad indicare questo, che nel mese di febbraio 2020
Quel che sarà per voi giusto e corretto fare è chiudere con tutto ciò che è costituito per voi una sorta di trappola. Questa trappola potrebbe essere stata causata anche dai vostri stessi pensieri qualora aveste avuto una sorta di attaccamento nei confronti di una data persona o di una data situazione. Ma quello che le carte vi consigliano di fare è di andare oltre, di abbandonare per andare verso una maggiore soddisfazione emotiva. Quello che noto anche è che si potrebbe approcciare qualcuno per offrirvi un piccolo gesto, una piccola coppa, piccole attenzioni, ma questo non sarà sufficiente per voi. Quello che vedo è che molti di voi sono stati in relazione con persone che davano giusto un po' del loro tempo, delle loro attenzioni e intanto vi mantenevano in uno stato di blocco o comunque di trappola, come se non poteste andare avanti. E il risultato qual è stato? Insoddisfazione, dispiacere, anche noia. Se siete stati in una relazione del genere, molto probabilmente vi siete sentiti soli, non vi siete sentiti appagati, non c'è stata soddisfazione, non c'è stata gioia, era un rapporto che non dava i suoi frutti, nonostante ci sia stato dell'impegno a lavorarci sopra. Però nel mese di febbraio 2020 deciderete di allontanarvi da questo rapporto o da una data situazione, prendete ciò che risuona maggiormente per voi. Andrete verso una maggiore giustizia e soprattutto verso ciò che sentite essere meglio per voi. La carta della temperanza sta ad indicare che occorre purificazione, occorre bilanciare le proprie energie. Dal punto di vista lavorativo, vedo che vi impegnerete molto, potreste collaborare insieme ad altre persone, potreste ottenere anche dei riconoscimenti per il vostro lavoro, quindi vedo delle notizie positive in quel settore lì. Ok, vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno del toro per il mese di febbraio 2020. Quali altre informazioni possiamo avere per il segno del toro? C'è la carta di litigio e c'è la carta di fiamma gemella, quindi potrebbe essere che voi possiate aver subito un distacco o un distanziamento a causa di un litigio, a causa di un maggiore raffreddamento dei rapporti con una persona che potrebbe essere la vostra fiamma gemella, oppure ancora con una persona con la quale avevate un rapporto particolarmente intenso. Potreste aver avuto o potreste avere nel mese di febbraio dei litigi accesi. E deciderete quindi poi di allontanarvi, di lasciare perdere questa situazione per andare verso ciò che invece vi rasserena e vi dà un senso di pace e di giustizia. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio, adesso passo al segno dei gemelli. Allora, segno dei gemelli, vediamo che cosa accadrà a febbraio 2020. Cosa accadrà al segno dei gemelli nel mese di febbraio 2020? C'è la carta della regina di coppe. Cosa accadrà al segno dei gemelli? Cosa accadrà? C'è la carta del 6 di bastoni. Cosa accadrà al segno dei gemelli febbraio 2020? C'è la carta del 2 di denari. Cosa accadrà al segno dei gemelli? C'è la carta del cavaliere di bastoni. Cosa accadrà al segno dei gemelli? C'è la carta del folle. Cosa accadrà al segno dei gemelli? C'è la carta dell'otto di denari. Cosa accadrà al segno dei gemelli nel mese di febbraio 2020? C'è la carta degli amanti. Eccovi qua, gemelli. Cosa accadrà al segno dei gemelli? C'è la carta del 6 di denari. Cosa
Poi sono cadute diverse carte, ma prendo solo queste in considerazione, che se no sono troppe. Abbiamo l'asso di spade. Fondo del mazzo abbiamo l'imperatrice. Quindi sicuramente voi nel mese di febbraio 2020 entrerete di più nel vostro potere, scoprirete di più il vostro valore ed avrete soprattutto una maggiore chiarezza di quello che veramente meritate e questo vi darà anche una sorta di successo nella vostra vita, nel vostro lavoro, nell'ambito delle relazioni. Nel momento in cui infatti voi entrerete nel vostro potere e capirete quello che voi effettivamente meritate e lo pretendete, è lì che cambierà molto la situazione. Vedo con il 6 di bastoni che siete vincenti, quindi potreste aver superato delle dure lezioni, dei cicli si sono chiusi, delle situazioni che vi avevano tenuto in qualche modo sospesi ed incerti su quello che dovevate fare sono ormai alle vostre spalle. Voi avete preso coraggio ed avete deciso di andare verso nuovi inizi, di lavorare e di impegnarvi per la manifestazione di una relazione che sia effettivamente paritaria ed equilibrata, oppure ancora per rafforzare quello che è il vostro rapporto sentimentale, se già ben equilibrato. Non c'è più spazio per le relazioni che non sono soddisfacenti. Volete un qualcosa che sia effettivamente uguale. Ecco perché c'è la carta del 6 di denari. Voi avete capito il vostro valore e soprattutto volete qualcuno che sia al vostro stesso livello. Voi non volete un fante, non volete un cavaliere, volete un re. E quindi, se siete regine, se siete re, voi volete una regina. E questo porterà ad un notevole miglioramento del vostro umore nel mese di febbraio 2020, perché vi sentirete più leggeri, vi verrà voglia di esplorare, di vedere cose nuove, di assumervi il coraggio di andare verso nuove direzioni anche. Il folle indica nuovi inizi, quindi potreste iniziare anche qualcosa di completamente nuovo e di mettere poi tutto il vostro impegno per materializzarlo. Si può trattare di un'attività lavorativa, si può trattare di amore, si può trattare di qualsiasi cosa, poi ovviamente dipende molto dai casi specifici. Però se prima c'era una sorta di incertezza in voi, lo faccio o non lo faccio, chiudo o non chiudo, faccio questo oppure meno. Questa incertezza lascerà il posto al coraggio, quindi voi farete nascere qualcosa ed ecco perché c'è la carta dell'imperatrice, c'è un qualcosa di nuovo che nasce e che vi porterà benessere, vi porterà prosperità, ma soprattutto felicità. Infatti abbiamo anche l'asso di spade che indica nuovi inizi. Quindi nel complesso vedo che un mese è molto positivo per voi. Dal punto di vista economico anche vedo che ci sono delle buone notizie. Se recentemente siete stati un pochettino attenti alle vostre spese, avete cercato di trovare un giusto equilibrio, vedo che con il giusto impegno voi tornerete ad avere una situazione di maggior stabilità e soprattutto vedo che riceverete dei pagamenti, quindi ci sarà vittoria e successo anche in quell'ambito lì. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno dei gemelli, febbraio 2020. Quali altre informazioni possiamo avere per il segno dei gemelli? C'è la carta di non reazione, la carta dell'11-11 e poi sul fondo c'è la carta di comportamenti infantili. Allora, la carta dell'11-11 sta ad indicare che voi durante questo mese potreste vedere molti 11-11. Numero degli angeli che sta ad indicare che siete sul giusto percorso spirituale, ma soprattutto che le vostre capacità di manifestazione sono più veloci, quindi dovete mantenere un'attitudine che sia il più possibile positiva, ma vedo che siete sulla giusta direzione, perché i vostri pensieri, emozioni ed azioni devono essere allineati a quelli che sono i vostri obiettivi. Quindi cercate di non reagire a persone che magari hanno dei comportamenti infantili o hanno dei comportamenti che sono tossici e negativi, perché voi dovete invece guardare avanti e nel momento in cui voi non date importanza a persone che parlano di voi in maniera negativa oppure ancora a persone che vi trattano male, eccetera, e guardate invece verso il futuro, guardate avanti al vostro pieno potere, voi sarete un'energia veramente vincente. Quindi fatemi sapere se ho risuonato con voi e io adesso passo al segno del cancro.
Allora, segno del cancro, vediamo che cosa che succederà a febbraio 2020. Che cosa succederà al segno del cancro a febbraio 2020? Cosa succederà al segno del cancro a febbraio 2020? Allora, c'è la carta del 4 di coppe al contrario. Cosa succederà al segno del cancro? Cosa succederà? C'è la carta del cavaliere di spade. Cosa succederà al segno del cancro? Cosa succederà al segno del cancro a febbraio 2020? C'è la carta del 3 di bastoni. C'è la carta del 4 di denari, proprio sotto il 4 di coppe, quindi abbiamo 2, 4. Cos'altro succederà al segno del cancro? C'è la carta incredibile di un altro cavaliere sotto l'altro cavaliere, questo è quello di coppe. Cosa succederà al segno del cancro nel mese di febbraio? Allora, c'è la carta dell'8 di bastoni, del 5 di spade. Cosa succederà al segno del cancro? Cosa succederà? Ok. C'è la carta dell'asso di coppe, della regina di bastoni, del 10 di coppe e del re di bastoni, bellissimo. E poi sul fondo c'è la carta dell'appeso. Allora, innanzitutto nel mese di febbraio 2020 voi uscirete da quella situazione di noia, di stagnazione o anche di insoddisfazione che avete recentemente avuto e deciderete finalmente di cogliere delle opportunità. Quindi se siete rimasti precedentemente invischiati in situazioni che vi hanno dato un senso di insoddisfazione o di dispiacere, in qualche modo vi tenevano legati, deciderete di voltare le spalle, di lasciare andare qualsiasi tipo di attaccamento e di muovere dei passi verso nuove opportunità. Se siete single, vedo che uscirete dalla solitudine ed inizierete a mettervi un pochettino in gioco, quindi ad uscire di più, a guardarvi un pochettino attorno. Vi renderete conto che ci sono diverse possibilità per voi. Vedo che anche in arrivo un cavaliere di coppe, quindi qualcuno che vi porterà un'offerta o vi farà una proposta o anche un invito ad uscire. Con l'otto di bastoni vedo che ci sarà anche molta comunicazione, comunicazione in amore in particolare o comunicazione di diverso tipo. Vedo che ne riceverete tanta durante il mese di febbraio 2020. E ci saranno degli eventi che si svolgeranno in maniera anche abbastanza veloce. Con la carta del 5 di spade, penso che voi vi allontanerete dai campi di battaglia e lo farete con una sorta di vittoria. Vi sentirete vittoriosi, vi sentirete di aver sconfitto un grande problema o una situazione che davvero vi creava dispiacere, oppure che vi rattristava in passato, quella che vi ha portato poi ad essere nell'energia del 4 di coppe, che adesso però è al rovescio. Con l'asso di coppe vedo che c'è un nuovo amore per voi in arrivo. Se siete single, qui si tratta di una nuova relazione che sembra promettere bene. Abbiamo anche il re e la regina di bastoni, il che potrebbe indicare che qui si è in un rapporto di fiamme in alcuni casi. Quindi potrebbe essere che potreste incontrare la vostra fiamma e vivere nel mese di febbraio dei momenti di maggiore armonia, perché c'è la carta del 10 di coppe. Se siete già in relazione nel mese di febbraio ci sarà un rafforzamento del vostro rapporto ed una maggiore armonia. Ci potrebbero essere dei conflitti, ma poi ci saranno delle riappacificazioni.
Con l'appeso vedo che voi vi siete messi in pausa per acquisire una prospettiva su una determinata situazione. Questa prospettiva, a mio avviso, l'avete acquisita perché c'è il cavaliere di spade che va proprio contro il 4 di coppa al contrario, quindi è come se volesse in qualche modo contrastare e combattere quella situazione di stagnazione e di insoddisfazione che avete recentemente avuto. Mentre il cavaliere di coppe va in direzione dell'otto di bastoni, va anche in direzione di questa situazione qui molto positiva in amore, quindi è come se voi vi avviasse verso il giusto percorso e quindi siete in un'energia molto vincente. Dal punto di vista economico, vedo che potreste essere un po' tirati sulle vostre spese. Per cui molto probabilmente cercherete di non spendere troppo, nel complesso avrete una buona stabilità. Vediamo di avere ulteriori informazioni per voi. C'è la carta della chiarezza e c'è la carta di maschera. Quindi questo significa che durante il mese di febbraio 2020 voi acquisirete chiarezza e capirete che dietro determinate persone c'erano semplicemente delle maschere e magari questo vi aiuterà ad andare oltre. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio, adesso passo al segno del leone. Allora, segno del leone, vediamo che cosa accadrà per il mese di febbraio 2020. Che cosa accadrà al segno del leone nel mese di febbraio 2020? C'è la carta del cavaliere di coppe. Cosa accadrà al segno del leone nel mese di febbraio? C'è la carta dell'asso di denari, la carta della morte. Cosa accadrà al segno del leone nel mese di febbraio 2020? Cosa accadrà al segno del leone nel mese di febbraio 2020? C'è la carta della luna. Cosa c'è la carta del 6 di spade. Cosa accadrà al segno del leone nel mese di febbraio 2020? C'è la carta del 9 di denari, la carta del 2 di denari e poi diverse carte al contrario. C'è il 3 di spade, gli amanti, no, questo è 2 di coppa al contrario, il 4 di coppa al contrario e sul fondo il 7 di bastoni. Allora, quello che vedo è che nel mese di febbraio 2020 voi volete andare verso un nuovo inizio che sia più soddisfacente dal punto di vista emotivo e che vi porti delle buone basi, delle buone fondamenta per costruire un qualcosa di veramente solido. Questo per voi comporterà la chiusura di rapporti con persone o situazioni che un tempo costituivano una fonte di inganno. Oppure ancora che erano poco chiare e soprattutto confuse. Voi volete andare verso una maggiore calma ed una maggiore serenità. Non avete tempo per le confusioni, non avete tempo per gli inganni, per le persone che non sono oneste, oppure ancora per chi non sa esattamente quello che vuole. Voi entrerete di più nel vostro potere e capirete il vostro valore. Volete una maggiore indipendenza ed una maggiore autonomia. Durante il mese di febbraio lavorerete molto sulla vostra immagine e si vedranno dei buoni risultati perché avrete fascino, molte persone saranno attratte da voi e vedo anche che deciderete di chiudere una situazione su cui voi eravate in qualche modo combattuti. Ossia non sapevate se mandarla avanti oppure no. Di fatto questa situazione aveva causato per voi una stagnazione e soprattutto tanta scontentezza oppure delusione. Deciderete quindi di interrompere dei rapporti, si può trattare di rapporti di amore, si può trattare di rapporti di amicizia, rapporti che non erano assolutamente equilibrati, c'era chi dava più dell'altro.
E quindi deciderete di superare il tutto perché siete stati parecchio male a causa di determinate situazioni, volete lasciare alle vostre spalle, volete alzare le vostre difese, difendere la vostra posizione e non permettere a nessuno di calpestarvi oppure di farvi sentire di poco valore. Quindi voi sarete un'energia particolarmente forte. Un'altra cosa che vedo è che qualcuno potrebbe venire a voi per offrirvi un nuovo inizio, ma voi in qualche modo percepirete un inganno oppure una confusione dietro questa persona e deciderete di chiudere e di lasciare completamente perdere. Preferite stare da soli piuttosto che stare in una compagnia che non è del tutto buona. Dal punto di vista economico, io vedo molta abbondanza e benessere, quindi sarà un mese molto positivo per voi. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno del leone. Quali informazioni possiamo avere per il segno del leone nel mese di febbraio? Abbiamo la carta di prendersi cura di sé e la carta di amore reciproco. Quindi quello che penso è che le persone che sono single si prenderanno maggior cura di loro ed attrarranno un amore reciproco dopo aver avuto delle relazioni che non erano assolutamente stabili e dove i rapporti erano completamente disequilibrati. Le persone che sono invece in coppia sperimenteranno un maggiore amore reciproco, ma non devono perdere di vista loro stessi, si devono prendere cura di loro. Perché quella è la cosa più importante. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto il segno del leone. Adesso passo al segno della Vergine. Allora, segno della Vergine, vediamo che cosa accadrà per il mese di febbraio. Cos'è che accadrà al segno della Vergine nel mese di febbraio 2020? Cosa accadrà? C'è la carta del giudizio. Cosa accadrà? La carta del 10 di spade. Qualcuno potrebbe aver deciso di chiudere una situazione ed è stata una decisione molto dolorosa. Oppure si è trattato di una situazione che ha fatto particolarmente male. Cosa accadrà al segno della Vergine nel mese di febbraio 2020? Cosa accadrà al segno della Vergine? Cosa accadrà al segno della Vergine nel mese di febbraio 2020? C'è la carta del 3 di coppe. Cosa accadrà al segno della Vergine? Qualcuno potrebbe aver avuto a che fare con una situazione a tre. Specialmente nelle relazioni, c'era una terza parte di troppo, evidentemente. C'è la carta del 9 di bastoni. Che cosa che accadrà al segno della Vergine? C'è un altro 9 che è quello di denari. Cosa accadrà al segno della Vergine nel mese di febbraio 2020? C'è un altro 8, poi c'è il mago, il 2 di coppe ed il 7 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta del 10 di denari. Allora, nel mese di febbraio 2020 vi potreste trovare a prendere la decisione di chiudere un rapporto che è stato particolarmente doloroso e dove potenzialmente c'era una terza parte coinvolta. Se non accadrà nel mese di febbraio, è accaduto poco prima che iniziasse il mese di febbraio, perché lo trovo all'inizio della lettura. Quindi alcuni di voi hanno deciso proprio di chiudere delle situazioni dove si sono sentiti colpiti alle spalle e feriti da persone che credevano essere sincere, oneste, con buoni propositi. In realtà non è stato così. Persone con cui avete anche passato del tempo piacevole insieme.
Eppure questa situazione vi ha fatto particolarmente male, motivo poi per cui siete nell'energia del 9 di bastoni, ossia cercate di guardarvi le spalle, voi adesso non vi fidate più facilmente delle persone, cercate di proteggervi. Pensavo di avere visto un altro 8, invece non è così, però abbiamo 2 10, 2 3 e 2 9. Che cosa significa questo? Voi dovete cercare di riacquisire un equilibrio interno, cercare di riequilibrare bene le vostre energie. Avete completato un ciclo e state andando verso un nuovo inizio. Vedo anche che voi state cercando di riacquisire una vostra indipendenza ed una propria autonomia. Quindi, se vi siete distaccati da una relazione che per voi è stata tossica, disequilibrata e che vi ha fatto particolarmente male, voi state cercando di rimettere insieme i pezzi e di ripartire da voi stessi, quindi state puntando a migliorare il vostro aspetto fisico, state puntando ad acquisire maggiore benessere, contando sulle vostre proprie forze. Questo non necessariamente deve avere a che fare con l'amore, può avere a che fare anche con altri tipi di rapporti, però quello che vedo è che c'è una situazione che vi ha fatto particolarmente male e voi adesso non vi fidate più facilmente. Avete deciso di allontanarvi per andare verso ciò che è più giusto per voi, quindi di lasciare alle spalle delle situazioni che hanno avuto un impatto molto negativo per voi e cercare di andare verso il 9 di coppe, quindi verso una maggiore soddisfazione, verso il vostro piacere, verso i vostri stessi desideri. E quindi siete nel mese di febbraio in un'energia di manifestazione, perché abbiamo la carta del mago, voi volete manifestare completamente un nuovo inizio. E credo che questo abbia a che fare soprattutto con le relazioni, possibilmente relazioni d'amore. Se siete stati feriti dal rapporto con una persona perché era un rapporto che non era assolutamente paritario e dove vi siete sentiti traditi o feriti alle spalle, voi volete manifestare un'unione dove le coppe sono piene da entrambe le parti, dove c'è reciprocità di sentimenti. Anche a costo di aspettare, a voi non importa, l'importante è iniziare a seminare. Volete avere una maggiore stabilità, volete stare bene, volete il benessere, volete avere dei rapporti che sono solidi e che sono stabili. E quindi state muovendo i primi passi durante il mese di febbraio per manifestare proprio questo. Quindi le carte vi dicono che avete fatto la scelta giusta se avete chiuso determinate situazioni. Dal punto di vista economico, vedo per voi tanta abbondanza in arrivo, anche molto lavoro, però i risultati saranno garantiti. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno della Vergine nel mese di febbraio 2020. Quali informazioni possiamo avere per il segno della Vergine? C'è la carta di litigio. Quali informazioni possiamo avere per il segno della Vergine? C'è la carta di Divine Masculine e c'è la carta di 22-22, prossimo livello relazione divina. Allora, questo mi dice diverse cose. Innanzitutto, come avevo detto prima, c'è stato un litigio, c'è stato il distacco nei confronti di qualcuno, probabilmente un litigio anche particolarmente forte che ha portato ad una chiusura. Tra queste due persone c'è una distanza, quindi molto probabilmente avete deciso di chiudere. Il fatto che ci sia la carta del Divine Masculine, che sta ad indicare l'energia maschile di anima e fiamme gemelle, potrebbe essere l'indicazione o che voi avete chiuso un rapporto con questa persona, oppure ancora che questa persona è in arrivo verso di voi, perché qui abbiamo la carta del 22-22. Durante il mese di febbraio vedrete spesso questo numero degli angeli che sta ad indicare che voi dovete fare delle scelte, dovete andare ad un livello successivo, vi dovete muovere e soprattutto che ci sarà una relazione divina in arrivo per voi. Ecco perché penso che voi state proprio manifestando l'arrivo di un partner giusto per voi. Quindi avete fatto bene a distaccarvi da determinate situazioni perché vi aspetteranno delle novità molto più positive. Io vi ringrazio per aver visto il segno della Vergine e adesso passo al segno della Bilancia. Allora, segno della Bilancia, vediamo che cosa accadrà per il mese di febbraio 2020. Cosa accadrà al segno della Bilancia nel mese di febbraio 2020? Cosa accadrà al segno della Bilancia? Allora, c'è la carta del 10 di denari e della stella. Qui
Cosa accadrà al segno della bilancia nel mese di febbraio 2020? Cosa accadrà al segno della bilancia? Allora, abbiamo il re di denari, il diavolo, l'appeso, il cavaliere di coppe. Cosa accadrà al segno della bilancia? C'è l'asso di denari, il 5 di bastoni. Cosa accadrà al segno della bilancia nel mese di febbraio 2020? Poi c'è la carta del 10 di bastoni, del sole e la carta del 2 di spade. Fondo del mazzo c'è la carta del 7 di denari. Allora, innanzitutto quello che vedo è che nel mese di febbraio 2020 voi potreste raggiungere alcuni dei vostri obiettivi o alcuni dei vostri desideri si materializzeranno sul piano concreto. Specialmente quelli che attengono la prosperità e l'abbondanza, perché dal punto di vista economico vedo che ci saranno delle buone opportunità che arriveranno a voi e voi farete le scelte giuste durante questo mese per fare determinati investimenti, progetti, insomma, muoverete i passi giusti per ottenere maggiore benessere e maggiore abbondanza. Alcuni dei vostri sogni diventeranno praticamente realtà. Quello che vedo però è che durante questo mese vi troverete a fare una pausa di riflessione per cercare di capire come comportarvi con una determinata persona che si avvicinerà a voi per darvi un'offerta. Un'offerta che potrebbe avere una valenza sentimentale, romantica o comunque emotiva, ma allo stesso tempo anche concreta, perché c'è la possibilità di andare per un nuovo inizio con una determinata persona. Questo nuovo inizio si potrebbe manifestare nell'ambito di una relazione sentimentale, nell'ambito di una relazione di amicizia oppure nell'ambito del lavoro. Quello che vedo è che qualcuno verrà a voi per darvi un'offerta, soltanto che voi non vi fidate di quelle che sono le intenzioni di questa persona, perché potrebbe avere dimostrato già in passato, specialmente se l'avete conosciuta, di avere un comportamento disequilibrato, se non addirittura tossico in alcuni casi, oppure ancora se si tratta di una nuova persona, avete il sentore che ci sia qualcosa che è sbagliato, che ci sono delle intenzioni che non sono del tutto sane e quindi volete cercare di capire meglio come stiano le cose. Di fatto l'offerta di questa persona vi creerà dei conflitti interni che diventeranno particolarmente pesanti. Potrebbe anche essere che la proposta di questa persona si incastri molto difficilmente con quelli che sono già i vostri obblighi e le vostre responsabilità. E su questo voi avrete piena chiarezza perché c'è la carta del sole. Quindi ci sarà chiarezza sulle difficoltà che questa persona solleverà nel momento in cui si farà avanti, però ci potrebbe essere allo stesso tempo un'indecisione su come vi dovete comportare. Quindi molti di voi cercheranno di aspettare, cercheranno di vedere come evolveranno praticamente le cose senza affrettare una determinata decisione. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno della bilancia nel mese di febbraio 2020. C'è la carta di maschera e c'è la carta di messaggi. Allora, come vi dicevo, qualcuno si farà avanti, specialmente attraverso una comunicazione che potrebbe avvenire tramite messaggi, e voi in qualche modo percepirete che c'è una maschera, quindi che le intenzioni non sono del tutto oneste e sincere. Ed è per questo poi che non saprete poi come comportarvi in questa data situazione. Fatemi poi sapere se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto il segno della bilancia e adesso passo al segno dello scorpione. Allora, segno dello scorpione, vediamo che cosa accadrà nel mese di febbraio 2020.
Cosa accadrà al segno dello scorpione nel mese di febbraio? Cosa accadrà al segno dello scorpione? Cosa accadrà allo scorpione? Abbiamo la carta dell'asso di spade, quindi rivelazioni, scoperte, realizzazione di verità. Esattamente, abbiamo la carta della luna. Situazioni che prima per voi erano confuse, adesso diventeranno chiare. E questa cosa non mi farà molto piacere perché c'è la carta del 4 di coppe, quindi potreste venire a conoscenza di un qualcosa, di un'informazione che magari vi rattrista un pochettino, oppure ancora realizzerete come stanno veramente le cose in una data situazione. Questa cosa vi rattristerà un pochettino perché penserete di non poter poi sfruttare nuove occasioni o nuove opportunità in una data situazione. Abbiamo la carta del 9 di bastoni. Cos'altro accadrà al segno dello scorpione? C'è la carta del cavaliere di coppe, la carta della folle. Cosa accadrà al segno dello scorpione nel mese di febbraio? Cosa accadrà? C'è la carta del 2 di bastoni. Cosa accadrà al segno dello scorpione? C'è la carta dell'asso di coppe. Ok, abbiamo tante altre carte, si vede che dovevano venire fuori, e c'è la regina di bastoni, quindi voi potreste avere a che fare con una persona che ha un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Non necessariamente però, si può trattare comunque di un'energia che è molto attraente, sensuale, sicura di sé, anche molto indipendente, molto creativa, molto passionale anche. Allora, come vi dicevo all'inizio, voi otterrete dei chiarimenti in una determinata situazione che prima invece era confusa. Quindi se prima vi ingannavate da soli, vi eravate fatti dei progetti in testa oppure ancora volevate fare determinate cose, arriverà quell'asso di spade che taglia la nebbia della luna. Cosa significa? Che finalmente vedrete le cose esattamente come stanno e ci sarà da parte vostra un pochettino di rammarico oppure anche di insoddisfazione perché magari avreste voluto che le cose andassero diversamente. Questo potrebbe riguardare i rapporti sentimentali, ma anche altro. Magari aspettavate che qualcuno si facesse avanti verso di voi, oppure siete voi che vi siete fatti avanti verso qualcuno e in qualche modo avete ricevuto una sorta di rifiuto, perché qui c'è l'energia di qualcuno che è trincerato con la carta del 9 di bastoni, c'è qualcuno che si protegge, qualcuno che ha delle difese talmente alte che sono invalicabili. E vedo che comunque c'è la volontà di avere un nuovo inizio, potenzialmente con questa stessa persona di cui vi sto parlando. In alcuni casi si può trattare anche di una persona completamente nuova, ossia qui c'è qualcuno che vuole andare proprio verso nuovi inizi in amore. Vedete come il folle si muove verso il cavaliere, quindi c'è proprio la volontà di assumere dei rischi, di provare, di tentare, di arrivare a sperimentare nuove forme di seduzione, di conquista o di approccio, eccetera. Questo potete essere voi, scorpioni, oppure ancora la persona che si avvicinerà a voi. Qui c'è qualcuno che vuole un nuovo inizio, in amore specialmente, perché comunque il cavaliere di coppe è una persona che porta un'offerta che è particolarmente consistente dal punto di vista emotivo. Vedo anche che qui c'è qualcuno che ha dei progetti in testa, perché abbiamo la carta del 2 di bastoni, quindi qualcuno si trova a fare delle pianificazioni, a capire come deve muoversi, e c'è la carta dell'asso di coppe.
Quindi se voi siete single, quello che vedo, se non avete interesse verso nessun'altra persona nello specifico, è che voi volete andare verso un nuovo inizio. Quindi volete raggiungere una condizione di completa felicità e contentezza. Qui abbiamo il 9 di coppe, qui abbiamo l'asso di coppe. Insieme fanno il 10 di coppe che sta ad indicare proprio l'armonia nell'ambito dei rapporti. Quindi voi cercate un rapporto che vi soddisfi dal punto di vista emotivo. Potreste cercarlo appunto con la persona di cui vi parlavo prima, che ha delle barriere molto alte, oppure ancora siete voi stessi che avete delle barriere alte perché non vi fidate più facilmente delle persone. Nonostante questo, comunque in voi c'è il desiderio di guardare avanti, di pianificare, di andare verso nuovi inizi ed avete le idee molto chiare. Il cavaliere di spade è una persona che sa quello che vuole ed è una persona anche che comunica le cose in maniera diretta. Abbiamo poi la carta dell'otto di coppe che avvicina all'otto di spade. L'otto di coppe sta ad indicare il voler lasciare alle spalle una determinata situazione per andare verso il 9 di coppe, quindi verso una maggiore soddisfazione emotiva, verso la propria felicità, e quindi c'è il bisogno di lasciare alle spalle tutto ciò che non funziona. Si può trattare di rapporti o anche di altro, c'è la volontà di lasciarsi alle spalle una situazione per andare verso ciò che è più funzionale per se stessi. Il problema però è che c'è la carta dell'8 di spade, quindi potrebbero esserci dei pensieri limitanti per voi, oppure voi stessi vi potreste sentire in qualche modo in una sorta di trappola. Quindi c'è la volontà di andare verso un nuovo inizio, però al tempo stesso c'è qualcosa che vi blocca. Quindi sentite che dovete fare dei cambiamenti, ma in qualche modo fate una sorta di sabotaggio. La carta della temperanza sta ad indicare che dovete fare attenzione a regolare le vostre emozioni, a cercare un equilibrio interno e soprattutto a comprendere che ci vuole del tempo per arrivare ad una maggiore armonia, quindi non abbiate fretta di correre. L'abbiamo visto con il cavaliere di spade, non abbiate fretta. Perché dovete sentirvi pronti innanzitutto voi, dovete essere in un potere dominante, dovete essere sicuri di voi stessi. Allora, vediamo di avere più informazioni per il segno dello scorpione. Quali informazioni possiamo avere per il mese di febbraio 2020? C'è la carta di capire il proprio valore, la carta di shadow work e la carta di anima gemella. Quindi questo significa che potreste avere a che fare con un'anima gemella durante il mese di febbraio 2020 o potreste anche potenzialmente andare incontro all'anima gemella durante questo mese, però è importante lavorare su quelle che sono le proprie ombre, perché comunque vedo che c'è una situazione di limitazione, quindi ci potrebbero essere dei pensieri limitanti che vi impediscono di andare verso ciò che è effettivamente giusto per voi, lasciando poi dietro una situazione che invece non funziona. Allora, per fare questo è importante purificare le proprie energie, quindi fare shadow work, fare un lavoro sulle ombre, vedere quali sono gli aspetti che sono radicati nell'ambito del vostro inconscio e che sono connessi con il valore di voi stessi per capire che cos'è che effettivamente vi blocca. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto la parte relativa allo scorpione e adesso passo al segno del Sagittario. Allora, segno del Sagittario, vediamo che cosa accadrà nel mese di febbraio 2020. Cosa accadrà per il segno del Sagittario? Abbiamo la carta del Papa. Cosa accadrà per il segno del Sagittario nel mese di febbraio? C'è la carta della Papessa al contrario. Cosa accadrà per il segno del Sagittario? C'è la carta dell'asso di spade, dell'asso di coppe, c'è la carta del 5 di spade, del 7 di coppe, scusate, 7 di spade, 5 di bastoni.
Quindi tanti conflitti, attenzione, durante il mese di febbraio. C'è la carta del carro. Cosa accadrà per il segno del Sagittario? C'è la carta della 4 di denari, la carta del mondo e la carta dell'eremita. Allora, nel mese di febbraio 2020, la vostra intuizione cercherà di farvi capire determinate cose, di darvi dei segnali. Essendo la papessa al contrario, questo significa che la vostra intuizione sarà un pochettino bloccata. Ossia, non la starete a sentire più di tanto, e questo è dovuto alla presenza di pensieri limitanti che derivano da credenze, in particolare credenze religiose, oppure da tradizioni, da condizionamenti che sono sociali, oppure di altro tipo. E quindi, in qualche modo, è come se voi aveste un pochettino difficoltà ad ascoltare quello che la vostra intuizione vi dice. L'asso di spade però sta ad indicare che voi potreste avere in ogni caso delle rivelazioni che vi arriveranno all'improvviso riguardo determinate questioni. Magari queste rivelazioni dovevate scoprirle già molto tempo prima. La vostra intuizione probabilmente aveva cercato di darvi dei segnali di allarme, ma voi non li avete sentiti. Quindi quello che succederà è che nel mese di febbraio voi potreste rendervi conto di quelli che erano appunto i segni che qualcosa non andava. E vi dico che qui ci sono conflitti e ci sono soprattutto persone che hanno un'energia che non è pulita. Ci sono persone che cercano di agire alle spalle, di mentire, di ingannare e sono assolutamente disoneste. Questa è l'energia delle persone con cui voi avete a che fare. In alcuni casi si può trattare anche dei Sagittario stessi, quindi prendete come risuona. Quello che vedo è che qui qualcuno vi vuole offrire un nuovo inizio, si può trattare di un nuovo inizio in amore, di un nuovo inizio in amicizia, si tratta di un inizio che in qualche modo sembra essere molto allettante dal punto di vista emotivo, perché è carico di emozioni, è carico di positività, almeno apparentemente, però quello che si nasconde dietro è altro, perché ci sono persone che vogliono prevaricare, vogliono vincere e soprattutto vogliono essere disoneste. Questo potrebbe comportare dei conflitti. Quello che le carte vi dicono di fare è di andare verso il vostro percorso spirituale e di chiudere dei cicli. Quindi dovete comprendere, facendo molta introspezione interna, che cos'è che vi porta ad attrarre questo tipo di persone e soprattutto dovete lasciare andare quelli che sono i vostri limiti, le vostre restrizioni, cos'è a cui vi aggrappate e che vi impedisce poi di chiudere questo ciclo. Quindi dovete fare attenzione alle persone con cui avrete a che fare durante il mese di febbraio. Dal punto di vista economico, vedo che cercherete di tenere a bada quelle che sono le vostre spese, quindi cercherete di non spendere tanto per preservare la vostra stabilità. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno del Sagittario. C'è la carta di perdono e c'è la carta di capire il proprio valore. Quindi l'invito è quello di capire il proprio valore e potenzialmente anche di perdonare se stessi. Il fatto che sia uscita la carta del perdono potrebbe essere l'indicazione che forse voi avete qualcosa di irrisolto nei vostri stessi riguardi. E c'è bisogno del vostro perdono, c'è bisogno della vostra comprensione. In alcuni casi questo perdono potrebbe essere relativo ad altre persone, oppure ancora ci potrebbe essere qualcuno che si fa avanti e che vi vorrà chiedere scusa. Però attenzione a quelle che sono le sue intenzioni, capite il vostro valore ed allontanatevene se questa persona vi dà l'impressione di non essere sincera ed onesta con voi. Per capirlo, cercate di andare dentro di voi e di ascoltare soprattutto l'intuizione. Fatemi sapere poi se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto la parte relativa al Sagittario e adesso passo al segno del Capricorno. Allora, segno del Capricorno, vediamo che cosa accadrà nel mese di febbraio. Abbiamo la carta dell'Affante di Coppe. Cosa accadrà nel mese di febbraio al segno del Capricorno? Cosa
cosa accadrà. C'è la carta della morte, la carta del 5 di spade. Cosa accadrà al segno del Capricorno nel mese di febbraio 2020? C'è la carta del 7 di spade. Poi ancora c'è la carta del diavolo, che tra l'altro rappresenta il Capricorno. C'è la carta dell'asso di bastoni. Cosa accadrà al segno del Capricorno? C'è la carta della luna, la carta del 6 di bastoni. Cosa accadrà al segno del Capricorno? Ok. C'è la carta dell'imperatrice e la carta del 10 di denari. Fondo del mazzo c'è la carta del carro. Allora, nel mese di febbraio 2020 potreste avere a che fare con persone che si presentano in un modo ma poi sono tutt'altro. Qualcuno si potrebbe fare avanti con un piccolo gesto, si può trattare di un messaggio, di una piccola offerta, di parole dolci, di attenzioni, eccetera. Si può trattare di una persona con cui il rapporto è finito in passato o con la quale deciderete di chiudere. Perché? Perché questa persona nasconde delle intenzioni che sono scorrette, disoneste. Si tratta di una persona che è insensibile, conflittuale o comunque con la quale è facile entrare in conflitto. È una persona che non è assolutamente sincera e che potrebbe cercare di approfittare di voi. Considerate che queste letture sono reversibili, quindi questo potrebbe accadere nei confronti del Capricorno, oppure potrebbero essere anche i Capricorno stessi a mettere in atto questi atteggiamenti nei confronti degli altri. Quello che vedo sono le energie, quindi prendete ciò che maggiormente risuona con voi. Vedo comunque che qui c'è qualcuno che cercherà di essere completamente disonesto e di mettere in atto dei comportamenti scorretti, vi potrebbe offrire un nuovo inizio, ma le sue intenzioni non sono assolutamente equilibrate né sane. La carta della luna indica che ci sono degli inganni, come del resto anche la carta del 7 di spade. Le cose non sono assolutamente chiare. C'è qualcuno che vuole essere completamente al centro dell'attenzione e che potrebbe avere anche un ego ed un orgoglio molto forti. Voi, per poter superare questa situazione e essere vincenti, dovete portare in alto il vostro valore e preservare quella che è la vostra stabilità. Un'altra cosa che vedo è che molti di voi potrebbero essere stati feriti da precedenti rapporti e bloccate qualsiasi possibilità o comunicazione da parte di altre persone nei vostri confronti perché volete sfuggire a quel dolore che avete provato in passato. Quindi in questo modo non afferrate delle nuove opportunità perché avete dei pensieri che sono tossici al riguardo. Ci sono delle energie che devono essere ripulite e per poter far questo dovete avere maggiore sicurezza in voi stessi. Dovete porre delle barriere che sono sane nei confronti degli altri, capire quali siano le loro reali intenzioni e soprattutto portare sempre in alto il vostro valore, perché così non vi sbaglierete mai e nello stesso tempo cercare di avere delle solide fondamenta, perché questo vi aiuterà poi a progredire e andare oltre. Dal punto di vista economico vedo che ci sarà benessere ed abbondanza, ci sarà anche una buona stabilità. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno del Capricorno nel mese di febbraio. Quali altre informazioni si possono avere per il segno del Capricorno? C'è la carta di tranquillità, di lezione karmica, di partner karmico, di felicità e di speciale. E sul fondo del mazzo c'è la carta di fiuto istintivo. Appunto, fate affidamento alla vostra intuizione per capire che cosa si nasconde dietro una persona che potrebbe non essere del tutto trasparente con voi. E c'è una lezione karmica che deve essere affrontata con un partner karmico e non necessariamente si deve trattare di un partner in amore, si può trattare di una persona karmica con cui voi avete a che fare. Una volta che voi lo farete, riuscirete ad acquisire maggiore tranquillità, felicità. E soprattutto vi sentirete bene, vi sentirete in un'energia davvero positiva, speciale, unica. Quindi è
molto importante per voi cercare di superare, di andare oltre quella lezione karmica. Questa persona si farà sentire con voi durante questo mese, o comunque si verificheranno degli eventi che sono associati ad una lezione karmica che voi dovete superare. Fatemi sapere se ha risuonato con voi. Vi ringrazio per aver seguito la parte del Capricorno. Adesso passo al segno dell'Acquario. Allora, segno dell'acquario, vediamo che cosa accadrà nel mese di febbraio 2020. C'è la carta del Fante di Coppe. Cosa accadrà al segno dell'acquario nel mese di febbraio 2020? Qualcuno si farà avanti con una comunicazione, un messaggio, un piccolo gesto. Abbiamo la carta del 9 di denari, degli amanti, del Fante di bastoni, Cavaliere di spade, Regina di spade. Cosa accadrà al segno dell'acquario nel mese di febbraio? Abbiamo la carta del 6 di coppe, la carta dell'asso di bastoni. Cosa accadrà al segno dell'acquario e la carta del 7 di spade? Sul fondo del mazzo c'è la carta del 2 di coppe. Allora, innanzitutto ci sono due fanti, quello di coppe e quello di bastoni, che significa che ci sarà comunicazione che arriverà per voi. Si tratta di piccoli messaggi, piccoli gesti, offerte, inviti, eccetera. E vedo anche che nel mese di febbraio 2020 voi sarete in un'energia molto solare, magnetica, molte persone saranno attratte a voi, anche perché vedo che ci sarà abbondanza, specialmente dal punto di vista economico. Avrete una buona stabilità e soprattutto un'energia che è positiva, e questo automaticamente favorirà una maggiore armonia nel rapporto con gli altri, in amore, in amicizia, eccetera. A livello di visioni e di progetti avete delle idee che sono molto chiare e punterete dritti verso il vostro obiettivo senza lasciarvi in qualche modo distrarre da altro. Sarete molto diretti a livello di comunicazione, quindi direte ciò che penserete senza avere alcun tipo di restrizione o di limitazione, e se sarà necessario tagliare fuori delle persone dalla vostra vita, voi lo farete perché cercherete di mettere delle barriere che sono alte. Quello che vedo è che la persona che si potrebbe fare avanti nel mese di febbraio potrebbe far parte del vostro passato, perché c'è la carta del 6 di coppe che è proprio sotto le carte relative ai fanti. Quindi qui si può trattare di una stessa persona che fa parte del vostro passato. Questa persona potrebbe essere motivata da intenzioni che sono molto passionali, oppure ancora da intenzioni che sono poco chiare, perché c'è la carta del 7 di spade che sta ad indicare qualcuno che cerca di agire in maniera scorretta o di comportarsi in maniera disonesta alle spalle degli altri. Quindi si vorrebbe trattare di una persona che voi avete già conosciuto in passato, con cui potreste anche aver intrattenuto un rapporto sentimentale o di amicizia di altro tipo, ed in qualche modo non vi fidate perché avete già capito che tipo di persona è. Molti di voi decideranno di andare verso nuovi inizi e di sfuggire a questa persona per andare verso un rapporto che sia più sano ed equilibrato. Vediamo di avere ulteriori informazioni per il segno dell'acquario nel mese di febbraio 2020. C'è la carta di separazione e c'è la carta di vittima. Quindi, infatti, qualcosa mi dice che voi potreste essere state vittime di questa persona in passato e c'è stata già una separazione, ma questa persona tornerà praticamente a voi. Quindi fate attenzione a questo. Fatemi sapere poi se ha risuonato con voi. Io vi ringrazio per aver visto la parte relativa all'acquario. Adesso passo al segno dei pesci. Allora, segno dei pesci, vediamo che cosa accadrà nel mese di febbraio 2020.
C'è la carta del 9 di bastoni. Cosa accadrà al segno dei pesci nel mese di febbraio 2020? C'è la carta dell'8 di spade. Cosa accadrà al segno dei pesci nel mese di febbraio? C'è la carta del cavaliere di spade. Cosa accadrà al segno dei pesci nel mese di febbraio 2020? C'è la carta degli amanti. Cosa accadrà al segno dei pesci nel mese di febbraio 2020? C'è la carta del re di bastoni al contrario, c'è la carta del 6 di bastoni, la carta del 2 di bastoni, la carta dell'asso di coppe. Cos'altro accadrà al segno dei pesci nel mese di febbraio? Cos'altro accadrà al segno dei pesci? Cos'altro accadrà? Sul fondo c'è il re di spade e poi c'è la carta del 9 di denari e la carta del mondo. Allora, innanzitutto nel mese di febbraio 2020 vi vedo entrare in azione, sebbene all'inizio della lettura emerga una situazione di chiusura, di restrizione, perché abbiamo la carta del 9 di bastoni che comunque sta ad indicare che voi porrete intorno a voi delle difese, delle barriere nei confronti degli altri, come se cercasse di proteggervi, da una parte perché non vi fidate, da una parte perché potreste avere paura di aprirvi, paura di esporvi, c'è qualcosa che in qualche modo vi blocca, e questo lo si vede nella carta dell'otto di spade. Quindi in qualche modo voi cercate di rimanere in una zona in cui vi sentite praticamente sicuri. Però che cosa che cambia? C'è la carta del cavaliere di spade. Ed il cavaliere di spade è come se andasse dritto contro questa situazione qui, e quindi è come se voi foste decisi a tagliare quelle barriere, a tagliare quei limiti che vi siete posti, specialmente dal punto di vista mentale. Fare questo vi aiuterà ad allinearvi in amore ad una persona che corrisponde ai vostri sentimenti, o comunque vi allineerà ad avere dei rapporti che sono più equilibrati, perché quello che penso è che queste restrizioni che voi vi siete posti vi hanno in qualche modo creato degli ostacoli a livello delle relazioni, o comunque vi hanno creato delle difficoltà. Quindi nel mese di febbraio voi entrerete in azione, volete cambiare, volete stravolgere quelli che sono i vostri schemi, le vostre abitudini, volete uscire da quelle restrizioni in cui vi siete ultimamente trovati ed avrete vittoria, avrete successo, entrerete di più nel vostro potere. Il re di bastoni sta ad indicare un segno di fuoco, leone, ariete o sagittario con cui voi potreste avere a che fare, così come potreste avere a che fare con un segno d'aria, acquario, gemelli o bilancia, ma si può trattare anche della vostra stessa energia. Il fatto che il re di bastoni sia al contrario sta ad indicare che c'è un'energia di chi non è in controllo della situazione, di chi non domina una determinata situazione, di chi non ha coraggio. Però quello che vedo è che questo coraggio lo acquisirete, quindi si può trattare di un'energia precedente che voi avete mostrato, perché precede anche tra l'altro la carta della 6 di bastoni. Sul fondo del mazzo c'è poi l'energia del re di spade, quindi voi avrete un'idea che è chiara, sapete quello che volete e se c'è bisogno di fare delle chiusure voi le farete perché sapete esattamente quello che voi desiderate. E utilizzerete anche parecchio la logica, la razionalità, quindi vedrete le cose in maniera molto più chiara rispetto a prima. Durante il mese di febbraio 2020 cercherete di fare dei progetti o comunque di guardare avanti, e quello a cui
Volgerete la vostra attenzione? Sarà un nuovo amore o comunque qualcosa che vi soddisferà a livello emotivo? Vorreste iniziare un qualcosa di nuovo, qualcosa che vi appassiona, qualcosa che vi fa sentire bene, vi dà delle soddisfazioni? Quindi cercherete di muovere dei passi in direzione di ciò che veramente amate e di ciò anche che vi darà maggiore stabilità e maggiore abbondanza. Molti di voi miglioreranno anche il proprio aspetto fisico, cercheranno di volersi più bene e di porsi al centro del proprio mondo. In alcuni casi, alcuni di voi faranno delle vere e proprie chiusure con determinate persone, perché la carta del mondo sta ad indicare il completamento e quindi ci potrebbero essere dei rapporti che deciderete di tagliare fuori proprio perché voi andate alla ricerca di un amore che sia vero. Vediamo di avere più informazioni per il segno dei pesci per il mese di febbraio 2020. Quali informazioni possiamo avere? C'è la carta di promesse, la carta di cambiamento e la carta dei comportamenti infantili. Allora, la percezione che ho è che se in passato avete mostrato di avere dei comportamenti che non erano del tutto maturi, magari non avevate il coraggio di prendere determinate decisioni e vi nascondevate dietro delle barriere o delle difese, questo mese di febbraio è un mese che promette del cambiamento e quindi inizierete ad entrare maggiormente in controllo della vostra vita, ad avere maggiore potere nelle vostre scelte, nelle vostre decisioni. Quindi sarà un qualcosa di molto positivo. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video e ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!